Tutto era cominciato nel settembre del 1870, quando al termine della guerra franco-prussiana era stata inflitta alla Francia la sconfitta di Sedan. L'imperatore Napoleone III era stato preso prigioniero ed era nata la Terza Repubblica. Ma la Terza Repubblica non aveva fatto in tempo a nascere, che ecco che nel 1871 viene alla luce la Comune di Parigi, un'esperienza rivoluzionaria davvero con pochi precedenti. Durerà poco, dal 18 marzo al 28 maggio di quel 1871 e si concluderà con un bilancio tragico, 20.000 persone uccise, moltissime, se si pensa che l'intera rivoluzione francese aveva fatto solo 16.000 morti. 1851. Il presidente della Seconda Repubblica, Luigi Bonaparte, sostenuto dai conservatori, dall'esercito e da una parte dei contadini, scioglie l'assemblea legislativa e con un plebiscito è proclamato imperatore con il nome di Napoleone III. È il secondo impero. L'opposizione repubblicana si riorganizza attorno alle figure di tre esponenti politici, Léon Gambetta, Jules Ferry e il liberale Adolphe Thiers. 1855. L'Esposizione Universale di Parigi celebra la grande industria e i successi della politica economica liberista di Napoleone III. Sviluppo della rete ferroviaria, crescita della produzione del ferro e del carbone, aumento del commercio estero. Parigi è una metropoli con 2 milioni di abitanti. Il prefetto Haussmann ridisegna la struttura urbanistica della città con grandi opere di sventramento del centro, le famose demolizioni. Nascono i sontuosi boulevard e nuove costruzioni periferiche. I quartieri operai sono separati da quelli borghesi. Nella città il malcontento sociale e la delusione crescono. 1864. Viene fondata a Londra, da Marx e Engels, l'Associazione Internazionale dei Lavoratori, con un programma che intende superare i confini nazionali. La sezione francese è diretta da esponenti della corrente anarchica del socialista libertario Pierre-Joseph Proudhon. 1870. La Prussia, guidata dal cancelliere Bismarck, insegue il disegno di una egemonia tedesca e vanta l'esercito più organizzato d'Europa. Bismarck candida al trono di Spagna un principe di Hohenzollern. La manovra per suscitare allarme nei francesi riesce e la Francia dichiara guerra alla Prussia. Ma l'esercito francese impreparato è rapidamente sconfitto. Il 2 settembre a Sedan, Napoleone III si arrende ai prussiani ed è fatto prigioniero. A Parigi la deposizione dell'imperatore sancisce la fine del Secondo Impero. Viene proclamata la Terza Repubblica e instaurato un governo di difesa nazionale. Léon Gambetta, ministro dell'Interno, proclama la leva di massa. 200.000 uomini si arruolano nella Guardia Nazionale. I parigini si mobilitano per ottenere riforme sociali e proseguire la guerra, ma le armate prussiane raggiungono le porte della città che rifiuta di arrendersi. Inizia un lungo assedio. Parigi si rivolta contro il governo dell'Assemblea Nazionale che ha firmato l'armistizio con la Prussia. Il popolo proclama la Comune e l'autogoverno della città. 1871. Tra gennaio e febbraio la Francia firma l'armistizio con la Prussia. I negoziati sono condotti da Adolphe Thiers, nominato capo dell'esecutivo dall'Assemblea Nazionale riunita a Bordeaux. L'accordo con Bismarck è pesante. La cessione dell'Alsazia e della Lorena, 5 miliardi di indennità e l'occupazione simbolica di Parigi. Per Parigi, stremata dall'assedio prussiano, dalla fame e dal freddo, è un tradimento. Da mesi la febbre popolare sale, la città si copre di manifesti rossi e di bandiere nere, a lutto. Ogni quartiere ha eletto un comitato di vigilanza, ogni battaglione della Guardia Nazionale sceglie ora i suoi delegati. La parola d'ordine è lanciata. Largo al popolo. Largo alla Comune. Primi di marzo. 30.000 prussiani sfilano in parata fino all'Étoile e occupano simbolicamente Parigi per 3 giorni. Ma nessuno osa attaccare le barricate che i parigini stanno già costruendo. L'Assemblea Nazionale si trasferisce a Versailles. Parigi rappresenta una sfida per lo Stato con i suoi 200.000 uomini in armi
e i suoi 300 cannoni piazzati sulle alture nord della città. Bisogna disarmare Parigi. Il 18 marzo, Thiers impartisce all'esercito l'ordine di impadronirsi dei cannoni di Montmartre che i parigini hanno acquistato attraverso una sottoscrizione pubblica lanciata, fra gli altri, da Victor Hugo. La città si ribella e insorge. I soldati fraternizzano con il popolo, mentre la folla esasperata mette al muro i generali Lecomte e Thomas, che vengono fucilati dai loro stessi soldati ammutinati. Si occupano caserme, prefetture e la sede del municipio, l'Hôtel de Ville. Il 28 marzo la Comune di Parigi è proclamata da 85 delegati di quartiere, sostenuti dall'entusiasmo popolare ed eletti due giorni prima. Tra loro ci sono giacobini come il borghese Delescluze, che sognano la Repubblica una e indivisibile, i fedeli di Blanqui, l'eterno recluso, nutriti di un patriottismo esasperato che rivendicano la dittatura del popolo. Ci sono i seguaci di Proudhon, morto nel 1865, come il pittore Courbet e Bézelay, che offre la sua fabbrica agli operai. Sognano il federalismo, il decentramento dei poteri, la democrazia diretta. È finito lo Stato, sono scomparsi i ministri, i poliziotti, i funzionari. Il popolo di Parigi si governerà da sé. I beni ecclesiastici vengono espropriati, ma la libertà di culto è garantita. L'istruzione è resa obbligatoria e gratuita. Libertà di scrivere, ad ognuno il suo giornale. Il grido del popolo su tutti. Libertà di parola e di riunione. In strada e nei club si discute a perdifiato. Chiunque, uomo o donna, può prendere la parola. La festa imperiale è finita. È arrivato il tempo della festa popolare. Garde à vous. Section. Maggio 1871. L'armata di Versailles accerchia Parigi. È un vero esercito. 150.000 uomini equipaggiati. Già da due mesi, Thiers preparava la sua rivincita. Bismarck gli ha restituito 130.000 prigionieri per domare la rivoluzione. I francesi stanno per battersi contro altri francesi in seno a una guerra civile che pare mettere la provincia contro la capitale, la campagna contro la città, la Francia contro Parigi. Ore 15:30. I versagliesi entrano a Parigi dalla porta di Saint-Cloud, mentre la Parigi comunarda assiste a un concerto all'aria aperta nei giardini des Tuileries. Durante la notte l'esercito invade i quartieri ricchi e alle 7 di mattina del lunedì 100.000 uomini si riversano nella città. L'avanzata dei versagliesi lungo la Senna viene bloccata alla Concorde dalle barricate delle Tuileries, ma un terzo di Parigi è già perso. Al grido di «Tutti alle barricate!», ancora una volta Parigi scende in strada per strappare i suoi pavé. In realtà, nel nuovo assetto urbano, le barricate sono ostacoli meno significativi che nel 1848. Ora i cannoni dei versagliesi possono essere trainati e disposti più facilmente e più facilmente bombardati. Il combattimento è allora senza speranza, ma non si vuole indietreggiare. O la libertà o la morte. Il martedì i versagliesi ripartono all'attacco con obiettivo Montmartre. A Parigi si combatte ovunque. Pur bersagliati dai cannoni, a tratti anche solo un pugno di comunardi blocca intere brigate per ore ed ore. Attaccare le barricate frontalmente non è sempre possibile. Così i versagliesi, attraverso le case, passano le linee nemiche e finiscono per prendere i comunardi alle spalle. Non hanno nessuna pietà per gli avversari. Lo scontro non deve lasciare superstiti. Anche le donne si battono, trascinate da Louise Michel, la Vergine Rossa. Combattono a fianco ai loro uomini e pagano lo stesso prezzo. Parigi brucia come una gigantesca torcia. I bersagliesi non fanno più la guerra, ma la caccia all'uomo, colpevole o innocente che sia. I giardini di Luxembourg sono trasformati in mattatoio, dove vengono fucilati a decine, ai piedi delle statue, intorno al laghetto. Sono talmente tanti che alla fine serviranno le mitragliatrici e i cannoni mitragliatori. Venerdì, lungo la ferrovia di Vincennes, i versagliesi accerchiano Piazza della Bastiglia completamente fortificata. In due ore la Bastiglia cade. Gli ostaggi versagliesi
vengono portati a Ruyak-su. Fino ad ora c'erano state solo esecuzioni isolate. Quel giorno è il massacro. 10 preti, 35 gendarmi, 4 spie bonapartiste. Sabato, l'ultimo baluardo, Belleville, è accerchiato. Allons-y! Caduti sulle barricate o giustiziati, probabilmente morirono in 30.000.
il Sacro Romano Impero divenne noto come il Primo Reich e durò dall'anno 800 al 1806. L'impero fu formalmente sciolto quando l'ultimo imperatore, Francesco I, si dimise dopo aver subito una sconfitta militare dai francesi di Napoleone Bonaparte. Napoleone riorganizzò gli ex territori dell'impero, trasformandoli nella Confederazione del Reno, uno stato satellite francese. La Confederazione Napoleonica del Reno fu poi sostituita dalla Confederazione Tedesca e poi dalla Confederazione della Germania del Nord. Ma c'erano forti ostilità tra alcuni degli stati all'interno della Confederazione, specialmente tra i due più potenti, Austria e Prussia. Nel 1866 iniziò la guerra austro-prussiana, da cui la Prussia uscì vittoriosa. Anche la Germania, come l'Italia, raggiunse l'unità nella seconda metà dell'Ottocento. Nel 1815, al Congresso di Vienna, la Germania era stata divisa in 39 stati, riuniti nella Confederazione Germanica, sotto la presidenza dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe. Tutti questi stati aspiravano invece all'unità e nel 1834 compirono il primo passo in questa direzione, grazie ad una legge chiamata Zollverein, cioè unione doganale, che aveva eliminato tutti i dazi e favorito la libera circolazione delle merci nel territorio tedesco. Grazie a questa legge, la Prussia, il più grande stato della Confederazione, si avviò velocemente verso l'industrializzazione e divenne una grande potenza economica, in grado di assumersi la guida del processo di unificazione tedesca. Nel 1862, in Prussia, divenne cancelliere, cioè presidente del Consiglio, un uomo abile e astuto, Otto von Bismarck. Egli credeva in uno Stato forte e autoritario, inoltre mirava all'unità della Germania e per ottenerla era pronto alla guerra. Bismarck dichiarò guerra all'Austria, che costituiva il principale ostacolo all'unificazione tedesca. Lo scontro principale della guerra franco-austriaca avvenne nel 1866 a Sadowa, una cittadina non lontana da Praga. I prussiani sconfissero pesantemente gli austriaci. Grazie a questo successo, la Prussia poté riunire sotto di sé tutti gli stati tedeschi del nord. Gli stati del sud, pur ottenendo l'indipendenza dall'Austria, formarono una confederazione separata. Era stato Napoleone III, imperatore di Francia, a imporre che la confederazione del sud restasse autonoma, poiché la Francia era preoccupata dal successo militare della Prussia e anche perché Bismarck era interessato a due regioni francesi abitate da minoranze di lingua tedesca, l'Alsazia e la Lorena, ricche di risorse minerarie. Per questo motivo, nel 1870 scoppiò la guerra franco-prussiana. La battaglia decisiva si ebbe a Sedan il 2 settembre 1870. I francesi furono sconfitti e lo stesso imperatore Napoleone III fu fatto prigioniero. Gli stati della Confederazione del Sud furono annessi immediatamente alla Prussia e nel gennaio del 1871 Guglielmo I venne incoronato imperatore di Germania, ovvero Kaiser del Secondo Reich, cioè imperatore del Secondo Impero tedesco, considerando come primo il Sacro Romano Impero Germanico nato nel Medioevo. Il trattato di pace impose alla Francia condizioni durissime e umilianti. L'Alsazia e la Lorena furono cedute alla neonata Germania e fu pagata una fortissima somma in denaro. A Parigi, dopo la caduta di Napoleone III nel 1870, era stata proclamata la Terza Repubblica.
Nonostante ciò, il popolo, esasperato dalle dure condizioni di pace, insorse. Questa insurrezione popolare diede vita alla Comune di Parigi, il primo governo socialista della storia, proclamato il 26 marzo 1871. La rivolta dei parigini, però, spaventò la borghesia, gli aristocratici e i proprietari terrieri. Perciò il governo repubblicano francese attuò una sanguinosa repressione e la Comune dovette infine arrendersi. Sotto la pressione del cancelliere prussiano Otto von Bismarck, la Germania fu finalmente unificata. L'impero tedesco fu proclamato nel palazzo di Luigi XIV a Versailles. Il 18 gennaio 1871 nacque il Secondo Reich tedesco. Il conservatorismo rivoluzionario di Bismarck era una strategia conservatrice di costruzione dello Stato, mirata a rendere la popolazione tedesca sempre più fedele al paese e all'imperatore. La sua strategia era garantire diritti sociali per migliorare l'integrazione nella società gerarchica e per creare un legame tra i lavoratori e lo Stato. Egli stabilì il moderno Stato sociale in Germania negli anni 80 dell'Ottocento, introducendo l'assistenza sanitaria e la sicurezza sociale. Bismarck divenne un grande eroe per i conservatori tedeschi, che costruirono molti monumenti in suo onore. Contemporaneamente, Bismarck tentò di ridurre l'influenza politica della minoranza cattolica emancipata. Ma i cattolici divennero solo più forti, formando il Partito di Centro. La Germania crebbe rapidamente in potenza industriale ed economica, eguagliando la Gran Bretagna. La formazione dell'impero germanico modificò completamente i rapporti di forza tra le potenze europee. L'esercito prussiano, cioè del Secondo Reich, era il più forte di tutto il continente e lo sviluppo economico dell'impero germanico era sempre più rapido. Mentre si affermava in Europa la potenza dell'impero germanico, quello austriaco appariva in rapido declino. Per Vienna diventava sempre più difficile tenere insieme popoli diversi per lingua, religione e tradizioni, che costituivano il suo vasto impero. Richieste di autonomia arrivavano dai vari popoli dell'impero, anche da Trento e Trieste, che aspiravano a riunirsi all'Italia. Quando nel 1871 fu fondato l'impero tedesco, completando l'unificazione della Germania, la leadership prussiana prevalse e l'Austria ne fu esclusa. L'impero austriaco fu costretto a stabilire una politica di alleanza con l'impero tedesco, economicamente più forte, che divenne la principale potenza dell'Europa centrale. La monarchia asburgica, economicamente più debole e politicamente molto meno stabile, fu costretta ad assumere il ruolo di partner minore. Uno dei risultati più importanti di queste riforme fu il compromesso con l'Ungheria in risposta alle richieste dell'élite ungherese, che aveva assunto una posizione di resistenza passiva dopo la soppressione della rivoluzione del 1848. Essendo il territorio più vasto dell'impero asburgico, le autorità centrali viennesi repressero l'Ungheria. Grandi contingenti militari, necessari altrove, furono consegnati all'Ungheria durante la crisi. La ricerca di un consenso si concluse con l'incoronazione cerimoniale di Francesco Giuseppe a Budapest nel 1867 e la firma del compromesso. Si creò così la duplice monarchia austro-ungarica, un'unione reale tra due stati, uniti da un capo di Stato e da una politica estera comuni. L'esercito era un altro importante legame. Per quanto riguarda gli altri affari di Stato, l'Ungheria ottenne la piena autonomia. La monarchia aveva ora due capitali, Vienna e Budapest. Esistono ora due governi separati e due parlamenti paralleli. Per molti aspetti, gli sviluppi nel Regno d'Ungheria seguirono una direzione molto diversa da quelli della metà austriaca. Mentre quest'ultima si considerava uno stato multinazionale, l'Ungheria, che aveva una composizione etnica altrettanto varia,
perseguiva una politica nazionalista. Un altro passo decisivo verso la monarchia costituzionale fu la Costituzione di dicembre sancita da Francesco Giuseppe il 21 dicembre 1867. Essa costituì la base costituzionale della monarchia fino al 1918. A differenza della monarchia britannica, il governo continuò a rispondere principalmente all'imperatore e non al Parlamento. I ministri erano principalmente consiglieri dell'imperatore, considerati strumenti del governo imperiale, piuttosto che un'autorità esecutiva della volontà del popolo. L'imperatore era anche l'asse che teneva unite le due metà dell'impero. Tutte le decisioni che avevano un impatto sull'impero, in particolare nella sfera della politica estera, erano nelle sue mani. L'esercito era un altro strumento del potere imperiale, in quanto non era soggetto al controllo parlamentare. Rispondeva solo all'imperatore, il comandante militare supremo. Per quanto riguarda le nazionalità, la politica balcanica dell'Austria-Ungheria era molto rilevante. Francesco Giuseppe aveva piani espansionistici di vasta portata nell'Europa sud-orientale. Vedeva i Balcani come un sostituto dei territori italiani che aveva perso. Con il ridursi dell'impero ottomano nel corso del XIX secolo, emersero nuovi stati, Grecia, Serbia e Romania. Le grandi potenze europee furono coinvolte in questo processo come elementi protettivi. Un enorme conflitto di interessi sorse tra l'Austria-Ungheria e la Russia, che si considerava la potenza protettrice degli slavi balcanici. Nel 1878, secondo le risoluzioni del Congresso di Berlino, le province ottomane della Bosnia ed Erzegovina furono occupate, anche se ufficialmente rimanevano parte dell'Impero Ottomano. A questi territori sottosviluppati fu poi conferito lo status di province. Questa espansione territoriale ebbe anche conseguenze politiche sulla questione della nazionalità. L'aumento dell'etnia slava nell'impero portò successivamente a rivolte nazionaliste.